7 agosto. Oh, 7 agosto, sa che? 7 agosto, che sant'è oggi? San Gaetano! C'è dopo 3 ore! Grazie, non scamazzare! Guarda che regalo che gli sei fatto, Gaetano! Auguri! Oggi è 7 agosto, lo puoi raccogliere, Dani, per favore? Perché così. È un po' mangiato. Vediamo un po'. Se ne viene la testa, se ne viene facilmente la testa. Povero. Dobbiamo andare più avanti. Almeno abbiamo visto che c'è qualcosa. Abbiamo cambiato zona stamattina. Oh, auguri. Vuoi dire che ho dimenticato il coltello in macchina? Mica ce l'ho io, ce l'ho io. Ce n'hai un altro? Sì, sì. Un po' mangiati però. Però sono buonarelli, eh. Sembrerebbe. Ma che se non è buono, Daniel, vedi troppo. Daniel. Vedi troppo, cioè. Secondo te è buono. È troppo, non è mangiato del lumache. Secondo me non è buono. Fa sentire. Puzza pure, Lo lascio qua perché non voglio correre il rischio. A dopo? Mi sa che non mi hai visto. Ma arrivo strano. Posso? Certo. È un po' mangiato, che già va. Vabbè. Mamma mia. Peccato, che mangia. Ma che profumo. Ho perso pure il coltellino. Da una testa. Ma Daniele, e chi se avevo ci ho portato? Il gambo è mangiato. Prendilo, fuori. Allora fammi prendere pure il coltellino già. Posso? Oh, è mangiato. No, prendi il pezzo di sopra, poi vediamo se possiamo recuperare. Se spezzi comunque. Fare il giro. Vedi. Mamma mia, che porci. Ma è solido? Mamma. Il lumaco. Che cos'è? Una fiorentina. Me la faresti una foto da mandare con WhatsApp? Si vedi che ha WhatsApp, dai. Vabbè, quando tu la invii, quando arriva? Guarda la faccia, aspetta. Ti chiamo le zolenne. Non lo chiama. Bel porcellino, Dani. Bello, conciulli, ti hanno pure un richiamo. E il richiamo per quello grande tuo che hai trovato prima. Ce n'è pure più di uno forse, Dani. Ce n'è pure più di uno, bello questo, bellissimo. Leggermente bellissimo, Dani. Tutti due piccoletti qua, belli belli belli. Lo faccio vedere il panorama, stanno da terra, eh? Che fare un attimo il panorama. Eccolo un altro bello, due bellissimi. Devo far vedere il panorama agli amici. E dalla mazza dove l'hai rimasta? Alla terra? Sì, mo ritorno. Bellissimo, sullo sfondo c'è sempre il mare. Per oggi ci troviamo sui Monti Alburni, sul Monte Panormo. Bellissimo.
facendo uscire, facendo uscire, mi dico. Bellissimo, e pur generare il lumaco di brutto, mamma mia, Dani, bellissimo. Tre metri sotto quello grande. Ah. Dani. Che? Sì, ti deve essere, sì, non dire dove dobbiamo venire. Ma bellissima, dai. La videocamera è quasi scarica. Stiamo trovando funghi belli, eccezionali, funghi di faggio bellissimi. Al limite facciamo una ripresa, se unica, poi dopo magari, eh. Ma sono bellissimi, alza un po', dai, fare. Ma spettacolare. Questi andavano ripresi. Questi andavano ripresi. Dopo. Affacciato là sopra su quelle rocce. Ho fatto la mia scalata per le rocce. Se non fosse stato per le lumache. Guarda qua. Guarda qua. Ma il gambo è buono? O no? È buono adello il gambo. Le lumache, guarda qua che fungo. Babbo. Bellissimo, Dani. Porto io qua. Se non. Ma Dani. Raccogli questi affari. Ya, yeah. Come passa subito l'altro, sta scaricando la batteria. Ah, scusa, ecco qua, tac. Buono. Passa l'altro. Mo. E poi un trascinavo di niente. No. La batteria è sempre scarica, però. Come devo fare? Dani. Ma come devo fare? Complimenti. Devo ritornare alla macchina, non perdiamo tempo. Che devi farmi vedere? Che tanto devo raccogliere due nocciolini, vedi? Oh. Vado? Sì. Cioè, tu mi hai chiamato per questo go? Ma non lo so. Dani! Bello. Guarda d'intorno, Gaeta. Guarda d'intorno. Aspetta, fai guardare, che lì è chissima. Ma fanno rumore strano quando... Ta-ta-ta-ta. Sono i polistiroli, chissà la portata tu, ragazzi. Ma dopo... Sì, sono polistiroli. Che tiene, ma? Allora, ho trovato questa. Chi se tu lo vuoi prendere, Daniele? Secondo me non è buono. Tu lo vuoi mangiare? No. Questo qua è velenoso. Quest'altro. Vedi che sono con le. Sì, ce ne sta un altro là e un altro lì velenosi. Con i gambi. Con le teste mangiucchiate. Fammi fare un giro. Guardi che galletti che sono qua sta montagna. Nel frattempo li vuoi raccogliere pure, dai. Certo, questo chi sei velenoso. Tu i devi, cioè, però tu rischi il pericolo, eh. E questo pure è velenoso. Porcini spettacolari, Dani. Bellissimi. Mare sullo sfondo, non so se si vede. Si vede il mare. Ma che bello! Porcino? Sotto i piedi! E che? Sono belli, però.
Dici, non ci siamo passati di qui? No, no, forse infatti, più sotto, da lì siamo passati. Infatti, hai ragione. Dani, mi chiamavi, che è successo? Sì, è solo che stavo inciampando in questo fungo, non so se è buono o no, mi sai dire se è buono? Accoglilo, chi se ci sono, micologi esperti qua. Secondo me non è buono, Dani, perché lo vedo senza mozzichi di lumaca. Veramente. Ah boh, pigliarlo lo stesso, li facciamo vedere a qualcuno. Vabbè, magari giù, lo metto giù a valle, li facciamo vedere a qualcuno giù a valle. Sì. Ops. Ma come mai si ergono così dalla terra? Belle, caga, hai visto che fumo che caccia sta faggeta? Bellissimo. Vabbè. Ah, lo possiamo dire dove stiamo, noi non siamo gelosi. No. Sanna venire a trovare. Sì, lo possiamo dire. Siamo sul monte Cer... Panormo, Panormo, di la verità, di la verità, di la verità. Cervati, non l'ho ascoltato, è un bugiardo. Non è vero. Ma io, questo è Serino. Non è vero, è Terminio. Non è vero, è Laceno. Non è vero. Ho detto già stamattina. Mamma mia. Vabbù, vi salutiamo, io. Oggi mi fate una bella raccolta. Una bella raccolta. Alla prossima, ciao! Nel cesso! Ciao Dani! Ragazzi, poi dopo vi faccio vedere sotto a questa felce cosa c'è. L'abbiamo già visto quello gigante. Ah, l'avete già visto. Alla prossima, ciao! Mamma mia! Dani, c'è questo coso attaccato alla pietra. Dani, c'è questo coso. Che da, fatti pure quello dopo. Quale? Quello là, vedi. Ragazzi, alla prossima. Oggi abbiamo fatto una discreta raccolta.